ringrazio il moderatore, mi chiamo Fabrizio Trasimetti, rappresento il Directorium a Croce Crociana, che è la scuola internazionale della Rosa Croce d'Oro. Nell'ambito del Directorium a Croce Crociana condivido con mia moglie Katia Gattesi la responsabilità del Centro Nazionale di Conferenze, che è sito non molto lontano da qui, in provincia di Cosenza, il Centro di Conferenze della Nuova Arca a Dovato, in Monte Paolo. Buona giornata a tutti. Vorrei iniziare ringraziando la professoressa Vittoria Fornani e gli organizzatori per averci invitati a questo simposio. Non è frequente per noi essere presenti a iniziative di questo genere, dato il carattere alquanto riservato del nostro movimento spirituale. Ma in questa occasione abbiamo ritenuto di dover fare un'eccezione, data l'autorevolezza degli organizzatori e dei relatori presenti, ed anche in considerazione del luogo dove questo simposio si svolge, cioè San Leo. In questi luoghi, infatti, nei secoli passati, abbiamo l'impressione che la fiamma del cristianesimo interiore, del cristianesimo ermetico e del rosicrucianesimo abbia già brillato alta e abbia fatto sentire i suoi effetti di rinnovamento spirituale. Ci sentiamo pertanto a casa, come per riprendere il filo di un legame con la spiritualità dei misteri d'Occidente, ancora presenti e attivi. Presenteremo un pensiero del lettore Orosio Cruciano, la scuola internazionale della Rosa Croce d'Oro, fondata in Olanda nel 1924, sul solco della tradizione del catalismo, dell'ermetismo e del rosicrucianesimo. Chi fosse poi interessato ad un ulteriore approfondimento potrà partecipare alle ore 17.30 ad una nostra conferenza pubblica che terremo insieme all'amico Stefano Balbonesi dal titolo Mistica, Gnosi e Alchimia, e questa conferenza avrà luogo alla Fortezza. Lasciatemi iniziare questo breve intervento, grazie, con una premessa che a me piace sempre tantissimo, sebbene apparentemente possa non avere nessun riferimento con l'oggetto del nostro incontro, che è l'iniziazione, la giornata di iniziazione. Sono delle parole che Antoine de Saint-Exupéry ha fatto pronunciare al piccolo principe. Questo è il mio segreto, è veramente semplice, si vede bene solo con il cuore. L'essenziale è invisibile agli occhi. Mi piace molto perché ci fa subito capire di quale cuore stiamo parlando. Se stiamo parlando del cuore che noi, in cui batte la nostra vita, possiamo ben riconoscere che la nostra visione, anche se fondata sul cuore, sia effettivamente legata alla duplicità, legata ai nostri limiti personali, legata alle nostre esperienze. E dunque non possiamo basarci sulla sensibilità del cuore sino a quando il cuore non è stato coinvolto in un processo di rinnovamento. Così si può dire anche degli occhi. L'essenziale è sì invisibile agli occhi. Come però questi occhi possono diventare aperti ad un'altra realtà, aperti ad un'altra verità? Quindi di questo che volevo parlare, perché in effetti i nostri sensi, in un processo di trasfigurazione, come dicono i Rosa Croce, un processo di iniziazione, devono essere progressivamente abituati ad entrare in contatto con un'altra luce. Questa luce è la luce del regno divino dell'origine. Vorrei, se mi permettete, mostrarvi perché noi perché il discorso del rosicrucianesimo ci riguarda tutti. Se noi allarghiamo le braccia, noi formiamo una croce. Al centro di questa croce, l'altezza diciamo del nostro cuore, brilla, secondo il Rosa Croce, ma in tutte le tradizioni, c'è l'atomo scintilla di spirito, che per il Rosa Croce è la rosa del cuore. È chiaro che questa rosa del cuore è l'unico punto universale, eterno, che c'è nel nostro sistema microcosmico. Ed è solamente lavorando su questo principio divino
che è rimasto dal momento in cui noi siamo precipitati, diciamo, con la seconda caduta, siamo nuovamente precipitati dal paradiso ad Adamo, siamo capitati in questa dimensione spazio-temporale, l'unico punto che è rimasto è la rosa del cuore, assieme alla struttura microcosmica in cui la nostra personalità agisce. La croce che noi formiamo è la nostra personalità, sono i quattro corpi della nostra personalità, perché voi sapete, come insegna l'ermetismo, purtroppo sono tutte cose che sono state dimenticate, in alcuni casi è stato fatto di tutto perché venisse impedito, diciamo, all'uomo veramente di ritrovare la sua origine. I quattro corpi che sono il corpo fisico, il corpo eterico o vitale, il corpo astrale, il corpo del desiderio e il corpo mentale. Questi quattro corpi devono essere progressivamente modificati da un processo di iniziazione, da un processo di trasfigurazione. Non dobbiamo pensare che questo concetto sia un concetto assolutamente estraneo al cristianesimo. Quando Gesù dice il mio regno non è di questo mondo, quando dice il regno di Dio è in voi, quando dice la carne e il sangue non possono ereditare il regno dei cieli, vuole dire qualcosa di concreto. Vuole dire che se la carne e il sangue non sono profondamente modificati grazie ad una divina interiore,